Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Corpse Party Blood Covered Repeated Fear, o come cavolo si pronuncia. Finalmente dopo un bel po' di tempo, e sono qui per mostrarvi il primo wrong end del capitolo 5. Poi vi mostrerò i restanti, poi i capitoli extra, e infine ci sarà la nuova serie. Però prima di vederla sarete costretti a guardarvi tutta questa serie qua. Quindi per chi è arrivato in ritardo nel mio canale e non conosce il gioco, consiglio caldamente la visione, perché altrimenti non potrete capire un cavolo. Adesso andiamo avanti. Abbiamo appena assistito ad una bella strisciata di ciclo mestruale. Avete visto cosa significa a non comprare i Pampers? Già, Yoshiki, è una brutta visione. Parla proprio a Yumi, che tiene il culo tutto sporco di sangue. Ayumi, perché non hai comprato gli assorbenti? Poi perché ho detto Pampers? Vabbè, panolina, assorbenti. Il contenuto è uguale, cambia soltanto la forma. Sono stronzo, vero ragazze? Quindi le ragazze portano i pannolini durante il ciclo mestruale. Adesso mi ammazzeranno tutte quante, già lo so. Allora, per visionare questo wrong end, innanzitutto analizziamo il manichino. Nanda, kore? Hito no katachi shite kedo, masaka. Possibile che sia vivo. Yoshiki si vuole accertare di questa cosa. E come farà? No, Ayumi, purtroppo Yoshiki vuole accertarsene. No. Mekutte miru. Ecco, bravo Yoshiki, dritto proprio alla banana. Poi per come sta messo Yoshiki, sembra che sta proprio a puntare lì con lo sguardo. Vabbè. Ah, che brutta immagine mi è venuta in mente. No, Ayumi, Yoshiki lo vuole. Sta kara nozoku dake da. Aitsura no dareka de nai te anshin shitai daro. Perché sto capendo troppi sensi? Perché, mente mia? Perché sono così dell'altro mondo? Sono così deviato. È allucinante. Tante condoglianze alla ragazza che si fidanzerà con me. Prima o poi ci sarà quella che dovrà sorbirsi le pene dello Tsu. Altro che pene dell'inferno, che non saranno nulla a confronto. Continuiamo. Solo una sbirciatina da sotto. Ogni scusa è buona. Saremo più tranquilli nel sapere che non sarà pericoloso, non trovi? Ah, a banana. Vabbè. Perché la banana può avere anche varie forme. In effetti, è così. È la banana, Yoshiki, che è la banana! È una banana pixellosa, vedo tutti i pixel. No, quella veramente ci sta la banana, raga. Ma che è? È come se fosse avvolto da una decorazione rossa. Lo so, Yoshiki, è brutto, aver visto una bananona più grande della tua bananina. Non mi sto sbagliando. Lo so che sei abituata alle dimensioni di quello di Yoshiki, ma qua si va a parlare proprio di un Guinness dei primati, porca miseria. Odokashiagaru. Doko ni demo aru jintai moke da yo. Il suo aspetto mi ha spaventato un po'. Yoshiki poi si è tranquillizzato. Ayumi, è finita la pausa pranzo, ok? No, uari. E cazzo, ha sempre fame questa. Mi chiedevo che cosa fosse, mi sono fatto prendere dalla curiosità. Yoshiki. Yoshiki. Aiuto, cosa sto pensando? Vabbè, è inutile anche prendere la notte di Nao perché non ce ne fotte. Ritorniamo su. È vivo. Siamo per caso nella stagione degli amori dei manichini? Mi sa che ha le batterie belle piene.
きあんなとこに立ってたか。もう、なんだよ。Ayumi che ha cacciato Yoshige. Adesso ho capito perché lo odia. Io stavo per mandare a fanculo Ayumi, ma poi ho pensato, ma è vero, Yoshige ha pensato soltanto alla bananona del manichino. Yoshige, devi pensare a lei. Lei ha preso gelosia di un'altra qualità che lei non ha, essendo una lei. Non preoccuparti, Ayumi, che adesso Yoshige ritornerà dal tuo budino. È matematico. Vabbè, che ci sta sempre il detto che bisogna provare tutto nella vita, però Yoshige, cazzo, davanti ad una signorina ti metti a guardare le banane altrui. Ok, è proprio carico questo. No, ragazzi, veramente devo capire bene cosa è quella cosa al centro. Purtroppo non si può uscire. La porta è chiusa, ci sta anche il tizio col martellone. È proprio una cosa yaoi, a gang bang. Ayumi sarà lì a guardare, mi sa, eh. È una a cui piace fantasticare. Immagino anche le mie fan yaoiste. Facciamoci prendere letteralmente. Non la vuole lasciare andare. Yoshige purtroppo è impotente nei suoi confronti. È un uke. Mamma, che situazione di merda. Perfetto. Va verso di lui e si fa pestare. Ci va di nuovo. Si fa pestare ancora. Yoshige, ma perché ci vai addosso se tu ne stai soltanto prendendo? Usa il cervello. Pensa ad un piano per sconfiggerlo. Sei pur sempre un essere umano dotato di materia grigia, sperando che ci sia. L'ha capito pure Ayumi, cacchio. Comunque adesso mi sono ricordato di dirvelo, anche se in realtà questa cosa si scopre nel Book of Shadows. Questo modello anatomico è Kizami. Sì, avete capito benissimo. Che brutta fine che ha fatto. Ma ovviamente lui è innamorato di lei e non lo farà. Shinozaki, senpai, tasukete yaru kara. Anata ga shinjou janai. Chigou, ippai deteru. Inchou merei yo. Mou yamete. Zee! Gocha gocha yuu na. Satoshi janai. Azz, che frecciatine verso Satoshi. E forse anche un po' verso Ayumi. Purtroppo lei è innamorata di Satoshi, che è un emerito coglione. È proprio vero che alle ragazze piacciono gli stronzi, eh? Oppure i coglioni. Ah, l'amore, l'amore. Mi dispiace pure per Yoshige, perché è frenzonato. Omae wa ore ga mamoru da. E vai, sacrifichiamo la nostra vita per una che non ci caga. L'amore fa proprio schifo a volte, eh? Oh, finalmente ha capito che ha un cervello. Il bruciatore a gas per gli esperimenti di scienze, giusto? Lancia fiamme! È una battaglia di Pokémon. Qualcuno vuole un po' di Kizami al barbecue? Si inizia dal... Avete capito da cosa? Ah, io ve lo lascio a voi questa prelibatezza. Shinozaki. Yokatta na. Baka! Baka! Che bella questa scenetta però, eh? Sono choushi nara daijoubu da na. Shinanaide!
Le ultime parole famose. Penso che il peggio sia passato. Yoshiki, perché non te ne stai zitto? E anche tu, Ayumi. Stai zitta che si peggiora la situazione. Shinozaki, nakuna. Invece di stare lì a chiacchierare perché non vi limonate neanche, vi alzate e uscite fuori da quest'aula? No, perché siete accanto ad un manichino che è infuocato, voglio dire. Adoro il tuo viso quando sorridi. Io avrei detto... Vorrei assaporare le tue labbra. La cosa bella è che io dico queste cose nella vita reale, pensate un po'. Ed eccolo qua! Ayumi, non è successo nulla, è soltanto morto un emerito coglione. E penso che tu sarai anche la prossima. Ma perché siete rimasti lì a parlare, mannaggia a voi? E finalmente vi ho mostrato questo primo wrong end dopo un bel po' di tempo. Infine, mi raccomando, se non avete visto ancora tutta la serie, oppure non conoscete il gioco, che è una cosa ancora più grave, mi raccomando... Recuperate tutta questa serie dal primo all'ultimo episodio, perché con la nuova serie che uscirà probabilmente dopo dicembre, senza colmare questa lacuna non capirete molte ma molte cose. Detto questo vi saluto, se volete commentate e alla prossima. Ciao ciao con Yoshiki passione sbircia banane. Oh yeah, ce lo vedo a fare la pubblicità della Chiquita. Poi ci sarà anche la scena dello sbucciamento banane. Azzarola!